Più salato nei ristoranti con un incremento di spesa dell'1,3% in un anno, nelle pizzerie dell'1,5%, lo ha dichiarato l'Ufficio Studi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Massimo Tinagli. Ristoranti, bar e pizzerie sono una componente essenziale dell'economia dei servizi. Sulla Roma e provincia si contano circa 20.000 imprese con 100.000 addetti e un valore aggiunto che si aggira ai 2 miliardi di euro. E nonostante la crisi economica il settore risulta essere vivace con l'avvio di nuove attività, soprattutto in una città turistica come Roma. Anche se a ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2017, l'aumento medio sui lettini dei ristoranti abbia segnato l'1,5% per bar, gelaterie e pasticcerie. Consumi c'è stato, ma a livello colazione, cappuccino, cornetto, caffè, ma poi lì si ferma, ecco. E sempre più persone scelgono di mangiare in pizzeria, nonostante i prezzi siano aumentati mediamente dell'1,5%. Massimo una pizza, perché non ce la facciamo a pagare i ristoranti, questa è la verità. Secondo la Federazione Italiana Pubblici Servizi, la situazione sui prezzi anche a Roma sarebbe sotto controllo. E partiamo dal fatto che, ad esempio, una pizza e una bibita a Roma costa in media 9,50 euro, un incremento dell'1,5% vuol dire pochi centesimi di euro. Quindi la situazione riflette il clima di incertezza, di timore, quindi sia i consumatori che gli imprenditori sono cauti in attesa di una ripresa dei consumi che deve irrobustirsi. Domenica.